Finalmente sabato 17 dicembre l'atteso compleanno di Papa Francesco è arrivato, nonostante un'intera settimana di auguri e regali in anticipo sui piani, e il mondo intero lo ha celebrato con affetto travolgente. 50.000 le mail inviate dai fedeli sull'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione per l'occasione solo nelle prime ore della giornata, i migliaia invece hanno scelto i social network per fargli giungere il loro pensiero. Poi le telefonate, i messaggi dei grandi della terra e dei leader religiosi, doni anche dal Papa Emerito Benedetto XVI. Per lui però è una giornata di lavoro come tante, che inizia con una colazione a Santa Marta con 8 senza tetto e poi la messa con i cardinali nella Cappella Paolina, dove parla proprio dell'importanza di fermarsi, di fare memoria della grazia ricevuta, di ricordare anche nei momenti bui della vita l'alleanza fedele che Dio ha stipulato con noi per poter avere poi la forza di andare avanti. Al termine della celebrazione Francesco scherza sui suoi 80 anni concedendosi una breve e ironica riflessione sulla vecchiaia. Da alcuni giorni mi viene in mente una parola che sembra brutta, no? Vecchiaia. Spaventa almeno. Spaventa. Anche ieri, per farmi un dono, Monsignor Cavalieri mi ha regalato il De Senectute de Cicerone, no? Una goccia in più. La vecchiaia è sete di saggezza. Speriamo che anche per me sia questo, no? Speriamo che ci sia così. Una vecchiaia, prosegue il pontefice citando Ovidio, arrivata con passo silenzioso, ma quasi troppo presto. Ti si viene addosso la vecchiaia, no? Un colpo. Ma anche quando uno la pensa come una tappa della vita che e per dare gioia, saggezza, speranza, uno incomincia a vivere, no? E anche mi viene anche in mente un altro poema che ho detto quel giorno anche a voi. La vecchiaia è tranquilla e religiosa. Pregate perché la mia sia così, tranquilla, religiosa e feconda. E anche gioiosa. Grazie. Uno ad uno saluta i cardinali, lo stesso fa con i sacerdoti e le suore che lo attendono nell'atrio della Paolina per potergli augurare buon compleanno. Ma l'agenda, fitta di incontri, prevede anche l'udienza con la comunità di Nomadelfia fondata da Don Zeno Saltini, che prima di raccontargli storie e testimonianze lo accoglie così. Anche qui i doni non mancano, libri, cesti, disegni, arrivano più numerosi del solito, così come l'affetto e l'abbraccio dei bambini e degli anziani della comunità. Ancora l'udienza con la presidente di Malta, Marie-Louise Coleiro-Preca, che lo omaggia con prodotti alimentari tipici dell'isola. Fino a sera i messaggi di auguri continuano a giungere dai fedeli sparsi nel mondo, capi di Stato, associazioni. Così all'Angelus di domenica Francesco dice forte il suo grazie. Vorrei ringraziare tutte le persone e istituzioni che ieri hanno voluto esprimermi i loro auguri. Grazie tante.